Salve, salve a tutti cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Io come sempre sono Fabrizio ed eccoci qua in uno di questi miei video incentrati sui fumetti. Come avevo scritto nella community, questa funzione che mi si è sbloccata su YouTube, avevo accennato che avevo fatto due acquisti. Uno lo potete vedere alle mie spalle, Batto all'impostore che ancora non l'ho letto e che appena letto ne parlerò sul canale ovviamente. E poi dell'altro acquisto che è uscito ieri, ma qui a Roma è uscito oggi. È uno speciale del mio personaggio poi a cui sono più legato, perché insomma, voi che mi seguite lo sapete. Sto parlando di Dampir. E dove è uscito lo speciale numero 17, intitolato Il Codice Ferrucci. Io lo aspettavo con un leggero hype, non molto, perché ultimamente l'hype me lo sto facendo diminuire, perché sono stato molte volte scontato. Sono stato molte volte deluso, ecco, diciamo così, così meno mi impappino, da questi albi. E quindi ho fatto, vabbè, insomma, alla sceneggiatura c'è Moreno Burattini, che aveva già fatto, mi pare, sì, sempre uno speciale che ce l'ho, ma ancora non l'ho letto, perché sono dietro con le letture, però quello speciale lì ne avevo sentito parlare bene, però non l'ho letto, quindi non mi espongo. Quindi ho detto, vabbè, insomma, sarà almeno una buona storia, ho pensato. Però non mi sono esposto perché giustamente finché non lo leggo non posso espormi. Allora, eccola qui. Questa è la copertina di Riboldi, carina. Niente di eccezionale, ma sempre comunque carine le copertine di Riboldi. E come potete leggere, il codice Ferrucci. Perché il codice Ferrucci? Perché il protagonista di questa storia il personaggio su cui è incentrato questo speciale, ragazzi, sono un po' confuso perché questa lettura, lo dico subito, mi ha completamente distrutto, lo dico subito, così almeno già sapete che è una lettura che mi ha completamente massacrato. Sto parlando del capitano Francesco Ferrucci, che a Firenze è conosciuto per aver difeso la città nel 1530, che poi non c'è riuscito, ma insomma, è storia questa. Dall'attacco di Carlo V, dagli imperiali con i medici, se non sbaglio, scusate questo mio piccolo, mia lacuna, ma questa figura di Ferrucci non la conoscevo. L'ho appresa leggendo quest'albo, è una mia mancanza, chiedo scusa, ma insomma, ognuno ha la sua cultura, io questo pezzo di cultura non ce l'ho. E quindi l'unica cosa buona di quest'albo è questa qui, che almeno ho scoperto chi è questo personaggio, che è il personaggio storico mi piace. E praticamente questa storia appunto si incentra con questa battaglia. Ragazzi, cerco di non dire lo scopo di raccontare la trama, perché impazzirei soltanto a raccontare la trama, perché questa trama è irraccontabile. Ho difficoltà a raccontare la trama perché è veramente un macello. È veramente un macello. Perché appunto si parte con Ferruccio che sta difendendo Firenze dall'attacco. Ah, i disegni, non vi ho detto che il soggetto cieco sono di Burattini, i disegni sono di Fabrizio Russo, i disegni mi sono piaciuti, lo dico subito, i disegni sì, mi sono piaciuti. Vi mostro qualche tavolo, sembra che vi fate un'idea. C'è questa battaglia e poi dopo si torna al presente, dove qui c'è questo personaggio, Montanari, che già c'era nell'altro robo che io non ho letto, sempre di Burattini nello speciale, che non ho letto. Montanari che è lui. E poi c'è anche Arseniev, che praticamente è stato un, era un è un nemico di Arla, però poi nel numero 200, quello l'ho letto, hanno fatto una specie di, così, tra virgolette, di alleanza. Però adesso questo Arseniev sta appunto indagando su questo codice, su questo foglio che Ferrucci ha lasciato. Allora, poi da questo poi dopo foglio, se questa poi, diciamo, questo codice, poi si arriverà che ci sarà, che tutto questo gira intorno a un medaglione, che praticamente questo medaglione quando viene toccato, che è cosa che avviene qui in questa storia, viene toccato, trasforma la persona che l'ha toccato in una specie di mostro, di un morto, non mostro, insomma. E questo mostro rimarrà nascosto sotto a Gaminana, dove è stato lo scontro, per molto. Nascosto lì sotto per molto tempo, quando poi dopo la seconda guerra mondiale due bambini lo troveranno, uno di loro verrà ucciso e appunto poi Arseniev ve lo verrà a scoprire, perché poi è andato da uno di questi del fratello che è sopravvissuto per poi farsi indicare il posto preciso, perché insomma lo scopre appunto, oltre che prendere questo maledetto codice, è anche quello di prendere questo medaglione. Ovviamente verrà chiamato in mezzo Arla perché Montanari non vorrà collaborare con Arseniev all'inizio, quindi poi ci sarà subito una sparatoria perché Arlan già gli stava alle spalle. E
E quindi comincia questa sparatoria e bla bla bla, si va avanti nella storia. Ci sarà di mezzo anche il padre di Arlan che con una visione gli farà vedere. Tra l'altro, quella scena, questa è la scena della sparatoria molto bella. Poi ci sarà la scena della visione. Raccontarvi questa cosa già mi sta portando 5 minuti via, che è una cosa inconcepibile secondo me. Questa è la scena quando Arlan torna nel 500 perché il padre gli fa vedere questa cosa. Guardate, i disegni sono molto belli, è innegabile. Infatti, la cosa bella sono i disegni. Perché poi dopo succede che vengono mischiati, ragazzi, una storia veramente gonfia di personaggi storici, di avvenimenti che succedono allo stesso momento, di fatti che si susseguono. Solimano, la Turchia, appunto Ferruccio, il vice comandante suo, il nemico fratello. È gonfie di personaggi, poi si succedono altre cose, poi ci sono riferimenti a storie. Veramente, ragazzi, è una sceneggiatura gonfia, tronfia, che quando arrivi a un certo punto non vedi l'ora che va a finire, perché è troppo carica di tutte tante cose. Una di quelle storie che va letta con calma, devi concentrare, perché ogni singolo personaggio che viene messo è pieno di personaggi storici, realmente, reali, neanche lo so. Veramente. Una di quelle sceneggiature che è gonfia, che non diverte. La parola divertimento non c'è, perché quando tu ti devi concentrare e seguire le cose e stare concentrato non è svago, quella è apprendere una cosa. Cioè, quelle cose per me sono cose da separare. Questa lettura non è una lettura di svago, perché se io mi devo concentrare, seguire passo per passo ogni singola lettera, se no ti sbagli, non capisci, e fai confusione lo stesso, e poi devi comunque rileggere sempre le stesse cose. Per poi arrivare a un finale che è il finale alla fine e rimane pure aperto, tra l'altro. Dopo un po' non te ne frega più un cazzo di quello che sta succedendo. Perché veramente sei talmente tronfio, gonfio. L'azione sì, c'è, ma ai minimi termini. Cioè, Burattini ha fatto come ha fatto ora così. Ha gonfiato sta sceneggiatura con tutti questi personaggi storici, veri, reali nello stesso momento, perché poi si ritorna nel passato, poi si ritorna nel presente, poi si fa riferimento a una. Poi esce un altro personaggio che fa. Ti viene un mal di testa allucinante. Cioè, questo qua non è. Questo non è svago, non è divertimento. Questo non mi potete dire che è una lettura divertente. E non mi potete dire neanche che è una lettura scorrevole. Dovete dirmi che è una lettura che è bella e piacerà a chi gli piace stare lì ad apprendere le cose, però fatto con calma. Tu non lo fai per svagarti. Cioè, se leggi questo, non puoi svagarti. Perché come fai a svagarti se leggo, se io devo leggere 300 cose messe appresso una su un'altra con 300 personaggi che nel frattempo mi torni indietro nel passato, mi metti in mezzo altri personaggi del passato, li mischi con quelli del presente e in più mi ti vanno davanti alla trama. Cioè, fai i classici minestroni burattiniani. Burattini è un grande minestraro. Ragazzi, quando Burattini fa queste sceneggiature, è una minestra. Questa storia è un minestraio. Non ditemi la parola divertimento e svago su quest'albo perché non c'è. Perché arrivo a pagina 100, che non stavolta non l'ho tirato. Perché meno male era pronto, era da mangiare, quindi l'ho chiuso. Sono andato a mangiare, l'ho ripreso, ma non avevo voglia di leggerlo. Dicevo, ma quando cazzo finisce quest'albo? Queste qua sono. Non so perché vengono ancora fatte questo tipologia di storie. Perché se devono essere fatte, devi farlo. Innanzitutto riduci i personaggi al minimo. Perché con tutte queste cose uno impazzisce, ti viene male. Io adesso sto facendo questo video. Sono arrabbiato perché una storia mi ha deluso. E in più ho un mal di testa allucinante. Perché ti viene mal di testa. Ma ragazzi, ma io se devo leggere un fumetto devo svagarmi. Oppure se vuoi fare un fumetto così, fallo, ma pochi personaggi. Meno parole, meno riferimenti storici, meno minestra. Questa è una minestra. Quell'altro era un circo. La cosa è un circo. Questa è una minestra. Questa qua è una minestra, è un minestrone. Ragazzi, è un minestrone. Poi che la storia possa in alcuni momenti piacere, in alcuni momenti sì. Però, ragazzi, veramente ti viene mal di testa. Cioè, aspetta, e poi è gonfia pure dei dialoghi, delle parole. Ragazzi, è veramente la parola divertimento, svagare per leggere quest'albo, non mi dite che esiste perché non c'è. Io, guardate come sto, sono arrabbiato, mentre ne parlo sto tremando, perché sono talmente tanto arrabbiato e talmente, per colpa di questa lettura, oggi non leggerò più niente, perché mi ha talmente gonfiato, mi ha talmente rotto il cazzo, mi ha talmente nauseato, che adesso non ho voglia di leggere niente. Beh, pare normale che uno speciale così nel 2021?
Pare normale? No, non può essere normale. Non mi invento io, perché ad alcuni piacerà pure. Però non mi dite che è divertente. Non mi dite che queste sceneggiature sono fatte per svagasse. Perché non è vero, non è vero. Il fumetto per me è svago. Ci può mettere la storia, ma ripeto, ragazzi, l'azione un po' c'è. Però è talmente satura. E poi, quando tu vieni a capire tutte queste cose, a un certo punto dicevo, a me sto muoio, ma che cazzo me ne frega? Cioè, a me, quando vado nel finale. Quando hai letto il finale, dice beh, tutto questo perché fa. L'unica cosa bella è che magari c'è questo escursio su Ferruccio, che poi mi scordo sempre il nome. Sono 3 volte che lo leggo, non me lo ricordo mai. Francesco Ferrucci, e mi scordo il nome perché sono talmente tante cose che te devi ricordare su questa cosa, che poi ti scordi proprio il nome del protagonista. Perché vengono fuori talmente tanti personaggi. Il mostro sarebbe questo. Che poi, beh, sì, vabbè, il mostro è rappresentato così, però, sinceramente, manco. Poi vabbè c'è stato un riferimento sul segretario delle 7 città perché vabbè chi non sa, chi non ha letto la serie regolare c'è stato l'elmo di Gengis Khan che è simile a questa cosa a questo modello qua. C'è stato riferimento qua. Quello me lo ricordo che quell'albo lì mi era piaciuto pure se quello. No, vabbè, però era bello, no? Vabbè, poi c'è sta quando viene il padre di Darlan Draga, a me piace perché sono un fan, mi piace tantissimo, il mio padre mi piace troppo come Draga, quello non ci posso fare niente, mi piace. Ok, i disegni mi sono piaciuti perché alla fine ragazzi i disegni non sono male. Ho visto di peggio, beh, sono belli i disegni, non sono brutti. Però ragazzi, veramente, quando si finisce, io a un certo punto dicevo, quando finisce, quando finisce, più dici quando finisce, e più ti capitavano. Altri protagonisti, poi ripeto, adesso io sto a fare breve, ma c'è sta un momento che vengono fuori, vengono usciti i personaggi così, che poi insomma manco fine la trama, è uscito fuori sto personaggio qui, che sì, vabbè, fine la trama, a un certo punto esce fuori pure questo, poi esce fuori in alto, poi ritorni sul presente, poi ritorni nel passato, poi si parla, chiacchiere, ma dove sta l'azione? Dove sta il divertimento? Dove sta la sceneggiatura scorrevole? Dove sta la storia ma fatta leggera? Dove sta? Dove sta? Qua c'è soltanto rottura dei coglioni. Non mi dite che è bello, ragazzi, dai, non mi potete dire che è bello, potete dirmi che vi piace a voi, ma non potete dire che. Cioè, io non ci ho trovato. Ripeto, qualche cosa sì, perché la storia mi piace, però fatta così non mi piace, perché ci sono troppi personaggi che vanno avanti e indietro nel tempo, con troppi dialoghi pesantissimi, azione c'è poca, e c'è molto allungare il brodo, cercare questa cosa di cercare di raccontare per forza la storia, però, cioè, di far tornare le cose assolutamente, preferisco più che mi fai una storia in fantasy. Che si distacca, però che non fa niente di reale, però me la fai leggera, meno personaggi, meno scavallamenti di tempo. Ragazzi, ma veramente, ma è insopportabile. A me mi è venuto mal di testa. È una minestra, è un minestrone. Io non voglio sempre stare a criticarli, queste cose, perché io ci ho speso qua 7,40, mica mi ha regalato, lo ci ho speso 7,40. E però voglio continuare a comprarlo perché a me il personaggio piace. Ma non fate queste storie così per forza, che devono per forza rispecchiare la storia e saturarle con troppi personaggi, troppi avvenimenti e troppi scavallamenti temporali, mischiarli col presente, bravo, bravo, perché stufa. Questo non è un divertimento, è una tortura, ragazzi. È una tortura. Perché io non posso riapparire davanti e dire, ma quando finisce, ma sono già stufato. Vuol dire che l'albo non fa il suo, non intrattiene, non diverte, rompe il cazzo, rompe il cazzo. Queste sono sceneggiature che rompono le palle. Anche a uno che piace la storia come me, mi ha rotto il cazzo. Cioè, è inutile che ancora stiamo a difendere persone a difendere artisti che sono bravi. Io parlo sempre nell'ambito artistico. Che però possono fare di meglio. Però come Ragosi, uguale. Stiamo sempre lì. Ragosi, guardate, che tra Ragosi e questo è il filo lo stesso, eh. Cioè, il discorso è. Cioè, ma guardate qua, ma dai, ma che cazzo. Ah raga, io non so veramente, poi a me mi dà fastidio perché quando si parla di Dampiti che c'ha veramente tante belle cose. Ripeto, poi nel finale, ci sta finalmente nel finale quelle ultime 20 pagine dove i vignettoni cominciano a finire. E poi arriva al finale e dice, ah, io ho letto tutta la storia perché fa. Poi arriva a sto finale così. Eppure al finale è brutto. Cioè ragazzi, io non so veramente che c'è un'intenzione da fare, non lo so. Non mi dite, ah, non compro più perché io compro tutto. E se non mi piace la storia, dico che non mi piace, perché a me mi sento di ah, non lo compro più, non lo compro perché il personaggio mi piace. È un personaggio del 2000, non è un personaggio degli anni 60, questo qua. Questo è un personaggio nato nel 2000, quindi è giovane. E quindi? Quindi deve essere adattato come personaggio moderno. Pure se c'ha. Questo non è negli anni 60, mo. Adesso non mi dica. Non cominciamo a dire della tradizione. Questo è del 2000, sto personaggio. Eppure c'ha sceneggiature che si vede proprio che sono proprio sature.
che vanno bene dagli anni 80-90. Non mi dite che è tradizione, perché questo qua è un personaggio del 2000, io sono del 91, quindi questo è più giovane di me. Quindi fate sceneggiature nuove, moderne, rapide, veloci. Oppure la storia può pure farla così, ma non me la caricare di tutti questi personaggi che vanno, vengono, passato, presente, futuro, anteriore e superiore, che rompe le palle, lo tiri l'albo, lo lanci, pure questo qua, l'albo che lanci, con tutto che ripeto, la storia di base mi piace. È il gonfiarla, scoppiare che rompe. Perché ha una il personaggio Francesco Ferrucci mi piace come si poteva fare, ma la Burattini l'ha gonfiata a non finire, l'ha gonfiata fino a scoppiare. Io a pagina 100 già mi ero rotto le palle, non vedevo l'ora che andavo a finire. Ho detto vabbè, ormai ci sto, la leggo e mi è venuto mal di testa, e mi è venuto mal di testa, ci ho speso 7,40 euro. E non mi dite che la storia è scorrevole, non mi dite che la storia diverte, non mi dite che è una storia veloce. È una storia che devi leggere con calma 4-5 volte, con alcune vignette devi rileggere, perché in una vignetta ne mette 6 cose, 6, 6, 2, 2 avvenimenti e 3 personaggi nuovi, e già non capisci niente. Ho fatto l'esempio, non è proprio così, però nel senso, magari una vignetta c'ha. Entra, si mette a parlare un personaggio che nel frattempo è riferito su una cosa che è accaduta prima. Quindi già dici, che sta succedendo? E leggi da capo, quindi già scapocci. Quindi ragazzi, questo qua non è divertimento, questo qua lo speciale è che la cosa speciale di questo, la cosa bella dello speciale di Dampier è quando finisce. Ecco, qual è la cosa bella di questa cosa? Perché ripeto, poi il finale manco mi è piaciuto. Nel finale poi c'è sta il vice di Ferruccio, che già l'avevo capito subito che c'è sta in mezzo lui, perché il padre come ha fatto tornare lì per forza tramite il vice, io già l'avevo capito quando l'aveva accennato, tra l'altro alcune cose pure mettersi a scavosciare ma pure a capire, tra l'altro, pensa un po'. Però ragazzi, vi ripeto, poi rimette a bere, che poi a me la cosa della storia mi piace, quando mi sono finite troppe cose che poi ci hanno voluto mettere oltre al medaglione, oltre al codice c'è sta la cosa che sarebbe quella fondamentale, che Ferruccio voleva fare l'accordo per far entrare in guerra i turchi, per allentare il fronte contro Carlo V, quindi in realtà succede questo. Ragazzi, non vi racconto la trama perché è impossibile raccontarla, perché è talmente piena di cose che è veramente impossibile. Quindi, se vi va, leggetevi l'albo. Io non lo consiglio di prenderlo, però dico che qualcosa di buono c'è. Io, a gusti personali, non mi sento, perché a me non mi è piaciuto, quindi mi ha fatto arrabbiare, ha fatto nervosi, quindi prenderlo non lo so. Se, i 7,40 li può, sicuramente secondo me non li vale. 7,40 sono troppi. La storia c'ha qualcosa di bello, non lo nego, però tutte queste cose ti portano a un certo punto a dire: ma quando cazzo finisce st'albo? È così. Questo è quello che penso io. Di certo la parola divertimento, svagamento e fluidità su st'albo non esiste. Non mi dite che è scorrevole, non mi dite che, non mi dite che è ritmato, non mi dite che ti diverte, perché io mi diverto su. Mi diverto quando si sparano, quando ci sono fumetti in cui si spara, in cui si combatte, in cui si parla, cioè. Il divertimento è quello. Questo è concentrarsi su una cosa inventata che poi va a finire pure male, che poi c'ha un finale pure così, che mischia tante cose, che. Quindi, ragazzi, questo non è da sbagarsi. Se leggete questo qua, perché non lo so, io non lo leggerei mai più. Lo metto là perché c'è tutta la collezione, ok. Ma sinceramente mi aspettavo qualcosa di più. E sinceramente, per me questa è una minestra, è un minestrone. È una minestra dei fagioli. Perché prende le parole. Quindi è un albo che è per colpa di quest'albo. Adesso io ho mal di testa. E per colpa di quest'albo oggi non leggerò più niente, che sono gonfio. Una volta che leggi questo qua, dici: oh, voglio dei fumetti per almeno una settimana. Perché veramente, ragazzi, io non so. Vabbè, ragazzi, è un fumetto degli anni 2000 con la sceneggiatura degli anni 80. Perché il modo di narrare è quello. E quindi, ragazzi, ennesimo speciale che non lo so. Ripeto, qualcosa di bello c'è, però la sceneggiatura è tronfia. Ci stanno troppe cose, troppi avvenimenti che Burattini sta gestendo, secondo me. Io dico così. E poi, ripeto, ambito artistico, poi sto parlando di 7,40 che ho cacciato. Quindi, capite? Vedete, sono pure abbastanza arrabbiato, sono un po' scostante, perché dopo che fai una lettura del genere stai così, Stai rintronato, stai col mal di testa e così, dici, ma che. Boh, vabbè. L'unica cosa bella, ripeto, è che ho conosciuto questo personaggio che mi ha interessato molto, perché è una figura storica che mi piace.
Beh, ragazzi, questo è veramente tutto. Ennesima per me delusione. Nonostante ci ho trovato qualcosa di bello, di buono c'è, però, ragazzi, basta, ci ricevo qui. Non saremo veramente più. Ma tanto ce ne staranno ancora, Joso. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa volete pensare nei commenti. Io ringrazio sempre tutti quanti i vecchi iscritti, i nuovi iscritti che si aggiungono. Gli do un benvenuto. E, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, mettere non mi piace. Tanto la mia opinione è questa, non la cambio. L'ho letto, io posso esprimere sul mio canale quello che voglio, del rispetto di tutti e tutti, non manco di rispetto a nessuno come faccio sempre. Quindi, ragazzi, è la mia opinione. Se la condividete bene, se avete idee diverse, commentate e fatemi sapere voi cosa ne pensate di quello che vi interessa. E non so se questa sera farò una live, nel caso che la farò, se la faccio, presumo di sì. Quindi, ragazzi, magari questa sera forse farò, penso che la farò sempre allo stesso orario, tra le 7:30 e 8:15, penso che la faccio, quindi magari intanto ve lo accenno. E nel caso ci vediamo questa sera, se no, come faccio sempre, come dico sempre, ci vediamo al mio prossimo video.